Ringrazio anche Salvatore Guardano. Vorrei aggiungere solo poche cose. Ho scelto delle parole chiave per chiudere la campagna elettorale, sono delle parole che reputo molto importanti. E io passerei alla prima, se ci riusciamo. Ok, no, questo cambiamento, se ne parlava poco fa. In questa campagna elettorale, come in tutte le campagne elettorali, torna la parola cambiamento. Perché come se il cambiamento dovesse arrivare per miracolo alla presentazione delle liste. Come se il cambiamento potesse avvenire perché lo scrivi su un programma. Come se il cambiamento potesse esistere per il solo fatto che dei giovani si candidano. E ogni volta ce lo vendiamo tutti questo cambiamento. Ma non è così. Non è così. E quelli che si riempiono la bocca oggi e dicono noi siamo il cambiamento, sinceramente mi fanno un po' sorridere, perché dimostrano di non avere nessuna idea di cosa vuol dire cambiare. Cambiare è un processo, talvolta lento, difficile. Il cambiamento che noi auspichiamo è un cambiamento culturale che ci deve condurre piano, perché non può esistere sviluppo di questo paese se non c'è un cambiamento collettivo. Il cambiamento non può appartenere solo a chi amministra, perché il cambiamento deve appartenere a questa comunità. Il cambiamento deve essere uno stile di vita. E allora quello è il cambiamento e non il proclama, come qualcuno fa. Come fa a dire sono il cambiamento? Ho sentito dire addirittura io sono il nuovo. Bene, se questo è il nuovo, io voglio essere il vecchio. Voglio essere il vecchio. Voglio essere il vecchio con la mia esperienza. Voglio essere il vecchio con i miei errori. Voglio essere il vecchio. Però voglio essere il vecchio con la mia forza, la mia determinazione, il mio coraggio. Perché questa idea che come se la politica ti dovesse consumare entro 5 anni, ti candidi, dopo 5 anni sei vecchio. Beh, io ho imparato da una persona tantissime cose, ed è una persona che insieme a mio padre ho come punto di riferimento, ed è stato un grande sindaco, Dino Tuttolomondo. E Dino, che non era proprio giovanissimo, ma è stato un grande esempio di cambiamento, apprezzato da tutti. E con Dino io voglio ringraziare quel gruppo del Partito Democratico che in questa campagna elettorale, insieme agli altri gruppi che ho menzionato poco fa, mi sostiene, ha creduto in questo progetto con coraggio, e io li ringrazio, perché senza di loro io qui non ci sarei stasera. Grazie. E approfitto del ricordo di Dino Tuttolomondo, che non era sicilianese. Allora c'era la candidata Mazza, anzi l'avvocatessa Mazza, l'altra sera, che in merito diceva che si sentiva sicilianese. Se tu sei sicilianese non ce lo venire a dire, sei sicilianese, punto, basta. Dino Tuttolomondo non si è mai posto il problema di dire non sono di siculiana però mi sento di siculiana. Era di siculiana perché lo era nell'anima, perché ha amato prepotentemente questo paese, perché ha lottato per questo paese, e quindi vuol dire che noi non abbiamo il problema di accogliere chi viene da fuori, se ha competenze, capacità, se può dare un contributo a questa comunità. Siculiana si ama, la può amare chi è nato qui e la può amare chi la conosce dopo, perché è questo territorio che si fa amare. Quindi quando parliamo di cambiamento riflettiamoci un attimo, perché vicino al cambiamento c'è lo sbandamento, vicino al cambiamento ci può essere anche un passo nel buio. Non stiamo scherzando in questa campagna elettorale, non stiamo scherzando, perché tutti voi
Avete la responsabilità di affidare questo paese a qualcuno che lo governi per altri 5 anni. Non è un gioco, non è la corrida. La politica è una cosa seria. E quando pensate al cambiamento, e quando siete nella cabina elettorale, immaginate il cambiamento come qualcosa che deve nascere dentro ognuno di noi e non fuori da noi, perché non ce lo dobbiamo aspettare dagli altri se noi non siamo disponibili a cambiare. Andiamo avanti. Competenze. Ne parlava Angela, adesso io non voglio ripetermi, però è importante. È importante. È importante sottolineare un fatto. Come si fa a dire che possiamo fare a meno delle competenze? Ognuno di noi, chi ha figli, sa quanta fatica noi facciamo per offrire ai nostri figli la possibilità di studiare, per offrire ai nostri figli la possibilità di acquisire sempre nuove competenze. In questa società tecnologica, innovativa, che ci pone sempre degli obiettivi più avanti, 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 come si fa a dire ai giovani, lanciare questo messaggio e dire che si può fare meno delle competenze? Non è vero. C'è magari chi non ha potuto studiare, ho molto rispetto, però noi dobbiamo essere quelli che dobbiamo aiutare gli altri e noi stessi ad accrescere da un punto di vista sociale e culturale. Noi non possiamo rassegnarci al fatto che qualcuno non abbia competenze, no, soprattutto i giovani. Cosa può fare un'amministrazione? Un'amministrazione deve garantire a tutti i giovani di questo paese pari opportunità, deve garantire che chi non può studiare per tante ragioni possa studiare, metterlo in condizione di farlo, perché dovete capire che ogni giovane di questo paese è una risorsa di questo paese, è un valore per questo paese, e ogni ragazzo che se ne va da questo paese è una perdita, ogni ragazzo che se ne va da Siculiana è una sconfitta, e non è la sconfitta di quella famiglia, è la sconfitta nostra, è la sconfitta di chi amministra, è la sconfitta di una comunità che non è in grado di garantire un futuro qui. Competenze. Questo deve fare un'amministrazione. Offrire opportunità e competenze. Perché il mondo del lavoro oggi è difficile, è complesso e allora non possiamo rassegnarci al fatto che non ci sono le competenze. Quindi mi raccomando, quando si dà un messaggio ai giovani, ai più giovani, non può essere quello di dire, vabbè, non abbiamo le competenze, ma siamo onesti. Siamo onesti, abbiamo le competenze e se non le abbiamo dobbiamo impegnarci per acquisirle. Grazie. Comunità. Comunità è una parola molto bella, io la uso spesso, perché comunità significa moltissime cose. Comunità siamo noi, ma la comunità è anche l'identità di questo paese a cui noi apparteniamo, è l'appartenenza, sono i luoghi dove siamo cresciuti, sono i luoghi che noi conosciamo, i luoghi della nostra infanzia. La comunità è una cosa bellissima, che presuppone però un qualcosa che a volte manca, che è quello di lavorare insieme. Una vera comunità non si pone l'obiettivo di distruggere l'altro. Una vera comunità si pone l'obiettivo di lavorare con l'altro, perché la crescita avviene non perché qualcuno va avanti e qualcuno rimane indietro. La crescita avviene se chi è avanti ha la forza di aiutare chi rimane indietro, perché solo così può essere comunità. E io questa comunità l'ho vista nei mesi del lockdown, come diceva Toto Guarraggi, e siccome qualcuno continua a scrivere, mi verrebbe da dire cazzate, ma non lo posso dire, e continua a dire un colpo di pasta, io credo che non offende me, offende tutti quelli che hanno avuto di bisogno. Perché è vero,
durante quando è iniziato il lockdown e tutti avevamo paura di uscire, c'era il panico, la preoccupazione, per cui anche per la missione Ricordia, che ringrazio per il lavoro che ha fatto insieme alla Caritas e insieme alle altre associazioni, insieme a tutti quanti i supermercati, a tutti coloro i quali in quei mesi hanno dato un forte contributo e hanno saputo fare comunità, altro che coppa di pasta. Perché quando si aveva paura di uscire, quando non c'erano neanche i volontari a dare la spesa, mi sono posto un problema: che faccio? Io lo sapevo, conoscendo la mentalità di alcuni, lo sapevo. Sono andato un po' in crisi e ho detto: vado a dare una mano o per paura che gli altri mi giudicano, possano speculare su questo, non vado. Ad un certo punto mia moglie, mia figlia, erano un po' preoccupati, dice: ma non puoi uscire. Io ho detto loro una cosa molto semplice. Ho detto: a noi lo stipendio a casa arriva lo stesso, alle altre persone, tante persone no. E chi parla di coppa di pasta, evidentemente, è perché stava comodo nella sua poltrona, sul suo divano, con suo stipendio che arrivava lo stesso. Eravamo in tanti, eravamo di tutte le liste, nessun problema, nessuna. C'era uno spirito veramente di collaborazione. Non mi sono mai posto in quel periodo di volontariato se dovevo votare a uno piuttosto che un altro, non dipendeva da me. Ero uno dei tanti volontari e svolgevo la mia funzione insieme agli altri. E mi fa specie che gente che è candidata in quella lista, che era con me a dare un colpo di pasta, non abbia detto neanche una parola e dire: scusami, guarda che noi eravamo volontari, eravamo lì e Peppe Zambito era uno di noi. Perché il bisogno di mentire? Perché il bisogno di rappresentare sempre una realtà per offendere? Io non mi sono vergognato di un colpo di pasta, perché aiutare le persone non è mai una scelta, come dire, un dubbio. Per me è sempre stata una certezza e vi assicuro e vi garantisco che in questa campagna elettorale non sono andato a cercare nessuno di quelle persone, non sono andato a far pesare a nessuno, perché il dare, il costruire, il fare comunità non vuol dire avere indietro qualcosa. Non lo so se altri lo possono dire, non lo so gli altri in questa campagna elettorale cosa stanno dimostrando. Basta, il voto è libero, il voto non si compra, il voto non può essere frutto di un ricatto nel 2020 e non possiamo chiedere la fotografia del voto. Prima di parlare per gli altri, facciamoci un esame di coscienza, conquistiamo chi abbiamo accanto. Nel 2020 ancora questi discorsi, ma vergognatevi un poco. Questi sono i messaggi che si mandano agli altri, altro che comunità. Questo è il messaggio che qualcuno manda ai giovani per la politica. Non la bellezza della politica, la politica che costruisce, che realizza. No, si manda il messaggio della politica che insulta, della politica che è contro, che denigra. Bene, ne ho subite tante in questi mesi, ma tanto lo so, mi ricompenserete il 4 e il 5 di ottobre. Il lavoro. Cosa può fare un'amministrazione per il lavoro? Ci siamo posti, perché è facile dire lavoro, 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 lavoro. È facile criticare pure i giovani che se ne vanno, no? Anche qui. Come si fa a non capire la difficoltà di chi è costretto a partire? Poi ci sono dei giovani che scelgono di andarsene liberamente, ed è giusto così, perché vogliono fare altre esperienze, perché vogliono crescere anche a livello professionale, e quello ci sta. Poi ci sono i giovani, di cui dobbiamo invece più preoccuparci, che sono quelli che se ne vanno perché hanno bisogno, perché non c'è lavoro, e quel lavoro che c'è è sfruttato, senza diritti. Allora, attenzione, c'è un problema di equilibrio
Perché poi arrivo con alcuni, mi dice, ma anche le imprese hanno difficoltà, le piccole imprese, ed è vero, hanno ragione. In questi anni, quante piccole imprese hanno chiuso i battenti? I piccoli artigiani, i piccoli commercianti, travolti dai centri commerciali o da altro? La difficoltà, cosa può fare un'amministrazione? Beh, alcune cose forse le possiamo fare, perché se abbiamo la capacità di intercettare da un punto di vista economico, dei finanziamenti anche dei privati, state attenti. L'altra volta nel primo intervento avevo parlato di questa possibilità di sviluppo che mette insieme imprese locali ed esterne. E allora, due sono, intanto le strade. Uno, se viene qualcuno di fuori, un imprenditore di fuori che vuole investire in questo territorio, noi dobbiamo fare in modo che questo territorio sia accogliente. Dobbiamo fare in modo di aiutare questi imprenditori ad investire qui senza creare cavilli, che poi alla fine la gente scappa. E però, da un lato arrivano gli imprenditori, dall'altro qui abbiamo i giovani con le competenze. Se non arrivano gli imprenditori, investono e ci ritroviamo comunque colonizzati. Invece deve essere, come dire, un abbraccio per creare sviluppo. Ma c'è uno che grida. E poi ci sono diversi giovani che vogliono investire, a volte anche in piccole attività, ne abbiamo avuto comunque delle prove, e allora dobbiamo stimolare, aiutare, incentivare, come diceva qualcuno, anche attraverso aiutandoli con incentivi che noi possiamo dare. Ma anche attraverso uno sportello, guidandoli. Spesso vogliono investire, spesso ci sono anche delle misure a cui poter accedere, però alla fine si confondono e hanno ragione, perché noi abbiamo un sistema per cui alla fine ti confonde, da un punto di vista burocratico, hanno difficoltà, alla fine magari si arrendono. E allora no, noi dobbiamo dire non arrendetevi, noi dobbiamo fare in modo che l'amministrazione sia accanto a questi giovani. Perché è fondamentale, questo lo possiamo fare. Quindi noi mettiamo in mezzo insieme le competenze, la fare comunità, sostenere da un punto di vista di sviluppo e del lavoro per i giovani soprattutto. Grazie. Poi andiamo avanti. Buonasera a tutti e mi dispiace per essere qui con voi stasera. Però ci tenevo comunque oggi a fare un passaggio a Siculiana. Per essere al fianco di Peppe Zambito, perché sono uno a cui piacciono le battaglie e questa è una di quelle battaglie che vale la pena di combattere. Noi siamo in una fase molto delicata in cui abbiamo attraversato una crisi difficile, ma dobbiamo essere consapevoli delle straordinarie opportunità che adesso si aprono. Perché è vero, abbiamo subito effetti economici e sociali pesanti del lockdown, ma questo ce l'abbiamo avuto in testa dall'inizio. Questo è un governo che per la prima volta non ha tagliato un euro al sud e anzi con la battaglia che ha fatto in Europa porterà più risorse nel Mezzogiorno. Non solo risorse, ma anche nuovi strumenti. Proprio ieri è scattata per la prima volta la fiscalità di vantaggio nel Mezzogiorno. Era un provvedimento che il sud aspettava da 30 anni. Produrre, lavorare al sud, in Sicilia, sarà più conveniente. Si pagheranno il 30% in meno di contributi previdenziali, non solo sui nuovi assunti, ma anche sugli attuali dipendenti, perché noi non possiamo perderci un solo posto di lavoro e soprattutto non possiamo avere il rischio che quando riparte l'economia non ci sia anche una ripresa dell'occupazione, perché noi abbiamo bisogno di lavoro, lavoro buono per le nuove generazioni, per le donne del sud, perché solo così ci terremo in piedi. Io ho questo sogno, che è quello che condividiamo con Peppe, di un sud a testa alta, non un sud con il cappello in mano, un sud che lavora, che produce, che innova, che si fa forte del suo straordinario territorio, delle sue vocazioni territoriali. Oggi non la voglio fare lunga, ma con Peppe abbiamo parlato di questo bel progetto che c'è per Siculiana, a cominciare da questo porto che non solo deve essere, bisogna fare i lavori per l'insabbiamento, ma soprattutto bisogna, diciamo, far diventare un luogo, un nucleo attrattivo che possa valorizzare questa costa che è una delle coste più straordinarie. Abbiamo tre riserve naturali, io ci vengo al mare l'estate, la conosco bene. Tutto questo deve diventare valore, deve diventare vocazione del nostro territorio. In fondo,
quello che diciamo con l'Unione Europea, sostenibilità, significa esattamente questo. Abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare. Abbiamo pensato, io penso che sia maturo il tempo per un CIS, un contratto di sviluppo con tutti i comuni della Sicilia centrale, perché noi molto spesso ci concentriamo sulle grandi città e ci dimentichiamo delle città medie, che invece sono l'ossatura del Mezzogiorno, sono l'ossatura anche di questa regione e che devono essere destinatarie di strumenti specifici. E dobbiamo migliorare la nostra amministrazione pubblica, perché chi con coraggio si mette in gioco per amministrare, e Siculiana ha avuto un'amministrazione in questi anni che si è impegnata, deve avere poi anche le risorse all'interno della pubblica amministrazione per poterlo fare, risorse umane. La mia generazione deve tornare a impegnarsi anche nella cosa pubblica, nella macchina pubblica, perché questo significa poi realizzare gli investimenti. Dicevo, c'è un'occasione straordinaria e non possiamo perderla, perché abbiamo risorse senza precedenti in nostra Italia, molti dei quali arriveranno al sud, e chi era contro l'Europa dovrebbe chiederci scusa, perché essere contro l'Europa in questo momento significa essere contro l'Italia e contro il sud in particolare. Abbiamo strumenti, abbiamo idee, abbiamo bisogno di una classe dirigente, una classe dirigente all'altezza, non solo a livello nazionale su cui dobbiamo impegnarci, ma anche e soprattutto a livello locale. Per questo io voglio esprimere il mio sostegno a Peppe e a tutti i candidati che con lui, con la sua lista civica, si mettono a disposizione di questa città. Peppe è un uomo che ha grande competenza, è una persona con la schiena dritta, è una persona che porterà aria fresca nell'amministrazione pubblica, che terrà alta la bandiera della legalità, che è una condizione dello sviluppo. Ecco perché noi abbiamo bisogno, diciamo, che Peppe Zambito la porti fino in fondo questa battaglia, e tutti voi dovete sentirvi tutti candidati intorno a lui in queste ore decisive. Io, diciamo, quando viene un ministro sempre dice: ma che cosa può fare il ministro per questo territorio? Ministro, abbiamo bisogno di te, mi dicono in tanti. Io ci sono, io sono un figlio di questa terra e sento la responsabilità di renderla partecipe e protagonista di questo processo. Però vi voglio dire una cosa: sono io con questo disegno di sud che ho bisogno di voi, ho bisogno di persone come Peppe, ho bisogno di chi è in grado di esprimere tutta l'intelligenza, tutta la passione, tutta la dignità dei nostri paesi, delle nostre città. Lui era l'amico mio ministro Peppe Provenzano e non è venuto per fare una passerella, è venuto perché ci teneva ad esserci. Siamo stati a Siculiana Marina, abbiamo visto alcune cose, ci siamo confrontati, abbiamo parlato. Lui ci teneva ad essere perché io ho posto diverse volte l'accento sulla necessità per questo nostro paese di uno sviluppo compatibile. Abbiamo parlato del porto, come diceva Dottor Guarraggi, già ci sono degli interventi, ma noi dobbiamo fare di più. Noi dobbiamo fare di più, perché noi abbiamo un progetto di Siculiana Navigando che ha tutte le autorizzazioni, il che significa è fondamentale ed è importante, perché avere tutte quelle autorizzazioni significa che è un progetto attuabile. Noi dobbiamo acquisirlo, quel progetto, dobbiamo acquisirlo, dobbiamo renderlo più moderno, più snello molto probabilmente, perché noi dobbiamo avere l'idea di quel porto come un piccolo luogo di attracco. Quel porto deve essere il centro dello sviluppo, perché noi non possiamo avere l'idea di uno sviluppo di questo paese senza avere una visione complessiva della costa sicana. Senza avere l'idea che chi arriva a Porto Empedocle passa dalla Scala di Turche e possa arrivare qui. Perché o si ha ormai un progetto complessivo di sviluppo, altrimenti rimaniamo legati alle piccole cose. E noi non possiamo più rimanere legati alle piccole cose. Noi dobbiamo avere il coraggio, la capacità, la forza di guardare avanti. E il fatto che il ministro sia venuto qua oggi non è una passerella di campagna elettorale. È perché ha preso degli impegni, e l'ha preso con me, e l'ha preso con noi, con tutta la comunità. Quindi avere delle buone relazioni, come qualcuno dice, non è superfluo. Quando sento dire a qualcuno, a qualche candidato sindaco, che si basta da sola, dove vai? Dove vai? Ma dove vai?
Cioè, ma ci rendiamo conto di come va il mondo oggi? Ci rendiamo conto dell'importanza delle relazioni? Ci rendiamo conto dell'importanza di poter chiamare qualcuno non per farti raccomandare, che non abbiamo di bisogno, ma per sostenere un progetto? Sì. Se per sostenere un progetto di questo paese sì, si chiama, si va. Allora, il fatto che un ministro sia venuto qua e altri ministri verranno, non per vantarmi, ma qualche piccola conoscenza c'è e la metterò a disposizione di questo paese. Io concludo. Concludo con l'ultima parola chiave, forse la più bella, forse quello che accomuna poi tutte le parole di cui abbiamo parlato, l'opportunità, la competenza, la comunità siculiana. Quante volte l'abbiamo immaginata diversa, quante volte ci siamo detti le cose che non vanno, quante volte abbiamo programmato, progettato, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare dell'altro. Non è facile amministrare. Attenzione, non è facile. E soprattutto non è facile quando da un lato dici che sei nuovo e dall'altro non vai altro che parlare del passato, che poi non lo racconti neanche giusto sto passato, perché sembrerebbe che questo passato appartenga soltanto a uno, due, ad esclusivo appannaggio di pochi. C'erano tante altre persone in questo passato che hanno lavorato e hanno dato il loro contributo e che hanno capito, e che adesso hanno capito che il tempo passa, cambiano le condizioni, ed è inutile ricominciare a dire facciamo questo e facciamo quello. I soldi non ci sono più quelli che c'erano. Era bello amministrare. Però, quando si parla di questa fantastica storia, io mi pongo una domanda, la pongo a voi, una riflessione. Cos'è rimasto? Cos'è rimasto? Cosa trovate oggi che è stato fatto ieri in questa storia fantastica? Quale sviluppo ha portato? Ci accontentiamo di qualche video di carnevale, che ce lo vediamo ogni tanto? Accontentiamoci. Ma ci rendiamo conto? Ci vorrebbe un po' più di prudenza, un po' più di amore per questo paese, meno il rancore personale, perché se qualcuno aveva tutta sta voglia di, come dire, di parlare, di esserci, poteva candidarsi. Poteva candidarsi e non nascondersi dietro i giovani. I giovani non sono strumenti, non vanno utilizzati, non vanno usati, non vanno illusi. Perché poi se fate, io magari sarebbe interessante uno di questi giorni prendere tutti i candidati che sono passati in questi anni, no? Anche quelli che hanno fatto gli assessori, quelli che sono stati assessori per 3 mesi, per 1 mese, per 1 anno. Come se essere assessore fosse una ricompensa così da distribuire, naturalmente, al di là delle competenze. Persone, belle persone, perché io ho visto dei giovani delusi, perché hanno creduto in un progetto. Un giovane è giusto che creda in un progetto e per il futuro. Non va illuso e non va imbrogliato. E poi voglio chiudere semplicemente, senza polemica, perché non ne abbiamo di bisogno, perché l'altra sera l'avvocatessa Mazza, nel suo discorso così pieno di impeto, mi ha tirato in ballo 1, 2, 3, 4, 5 volte, accusandomi di cose che sinceramente non stanno né in cielo né in terra e che mi preoccupano. Perché sapete, quando un candidato sindaco, a differenza mia, ma anche della squadra, che abbiamo correttamente detto dove abbiamo sbagliato, nessuno è perfetto, non lo sono e forse non lo voglio neanche essere, però non ammette mai, non sente dire mai quella parola che avrò sbagliato anch'io
un dubbio. Invece si va avanti con questa certezza insopportabile, che poi non è neanche vera, con questa certezza che c'è chi è nel giusto e c'è chi è nell'errore. Ad esempio, quando l'altra sera mi ha accusato di una cosa che in 5 minuti lei stessa ha contraddetto, a proposito di coerenza, come si perde anche in 5 minuti la coerenza, no? Da un lato mi ha accusato di che io e Leonardo Roncella avevamo un accordo 5 anni fa, dall'altro lato mi ha rinvacciato che ho fatto opposizione a Leonardo per 4 anni e mezzo. Cioè, mettiti d'accordo con te stessa. O facciamo l'opposizione o avevamo l'accordo. E mi dispiace che, piuttosto che porsi il perché è vero, noi avevamo anche creduto nella dottoressa Mazza, perché in quel progetto, avvocatessa, uguale, è un titolo ci ho detto e basta. Quindi avevamo creduto, tant'è che avevamo affidato a lei la responsabilità di rappresentarci come capogruppo in Consiglio Comunale. Fosse dipeso da me, e che era come lo sa, io da mo che volevo mollare, ma non perché c'ho nulla di personale, è una bella persona, da un punto di vista politico però non c'è. Non c'è. E lo dimostra un fatto, tu, capo dell'opposizione, non puoi venire in campagna elettorale facendo i video gli ultimi 2 mesi. Cioè, non esiste in nessuna parte del mondo. Non esiste in nessuna parte del mondo. Avresti dovuto portare qui il lavoro di 5 anni, non di 2 mesi. È l'unico riscontro di opposizione che si è portato e che lei stessa dice e la vende come contraddizione. È che il PD faceva l'opposizione. Quindi c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo dato fiducia alla dottoressa Mazza quando si è diciamo, proposta anche per rappresentarci all'Unione dei Comuni. Quella era una grande occasione per te che vuoi fare politica. Era una grande occasione per rappresentare Siculiana. Era una grande occasione per dimostrare forza, capacità, determinazione. L'Unione dei Comuni è praticamente fallita. Quindi, dico, non è una considerazione personale. La valutazione è prettamente politica. Noi non crediamo, avrà tante qualità, non ho dubbi, ma non crediamo che lei possa fare bene il sindaco di Siculiana. Semplicemente questo. Semplicemente questo. E non è offensivo, non è offensivo, è una nostra opinione basata su un'esperienza che abbiamo vissuto insieme. Punto, punto, punto. Qualcuno comincia a pensare anche se ho sbagliato o dove ho sbagliato, perché altrimenti dovrei anche ricordargli che forse altri gruppi che la sostenevano oggi non sono con lei, c'è un motivo. Quindi io sono pieno di dubbi, di preoccupazione, quindi mi pongo anche di questi problemi. È giusto che anche gli altri in un altro modo potessero fare un'analisi su questo. Quindi non c'è nessun tipo di scandalo. E poi scusatemi, è questa l'alternativa che noi avremmo dovuto sposare e portare avanti? Preferisco essere incoerente. Preferisco essere incoerente se il progetto che ho visto in questa campagna elettorale è quello. E sono questi. Perché voi non dovete porvi il problema se Peppe Zambito è bello o brutto. Voi dovete, siete chiamati a valutare altro. E non dovete avere in mente se è antipatico o no. Abbiamo la responsabilità e avete voi la responsabilità di affidare questo paese a qualcuno che lo dovrà governare per 5 anni. E questa campagna elettorale non è un lavoro vano, state attenti. Questa campagna elettorale è la dimostrazione plastica di quello che saranno
le tre amministrazioni davanti. Mettetevi questa campagna elettorale e avrete la rappresentazione. Una legata al passato, con un candidato sindaco, l'amico Santino, che fa discorsi puliti, educati, eccetera, da un lato, ma dall'altro o non riesce a controllare qualche scheggia impazzita, oppure può fare comodo una scheggia impazzita. Nell'uno e nell'altro caso mi preoccupa, perché evidentemente avranno qualche difficoltà anche nel futuro, ma noi questo futuro non lo vedremo, quindi pazienza. L'altra rappresentazione plastica è una lista. Attenzione, io non giudico, fatta di persone per bene, non ho dubbi, però non ho visto nessun progetto, non ho visto nessuna cosa concreta, una proposta. È inutile dire fare un'enunciazione ogni tanto di un punto. Ho visto aggressività, rabbia. Ma che è? I siganesi hanno bisogno di serenità, tranquillità, hanno bisogno di credere in un futuro possibile senza tutto questo rancore e questa rabbia. Ma anche questo progetto tanto non lo vedremo. Quello che invece dobbiamo fare, lavorare anche in questi giorni, è sostenere Siculiana, perché sostenere Peppe Zambito sindaco, sostenere la lista Orizzonte Comune, vuol dire sostenere questo paese, impedire che questo paese vada allo sbando, che precipiti in un passato che è fatto anche di lati oscuri e che possa precipitare in un futuro che invece non ha certezze di niente. Quindi per questo io vi invito a votare per me, a darmi fiducia, una fiducia che io non voglio deludere, che non deluderò, a darmi fiducia e a dare fiducia a una lista fatta di persone che hanno competenze, che appartengono ad un partito, ad un altro partito e tutto il resto, ma hanno un progetto, un orizzonte comune, che è quello che tutti noi dobbiamo avere. E quindi per questo io vi dico il 4 e il 5 ottobre di votare Peppe Zambito sindaco e la lista Orizzonte Comune. Grazie a tutti, e dobbiamo avere coraggio. Nessuno può intimidire con le parole, nessuno può intimidire nei bar, nessuno può intimidire nei comizi, perché noi siamo più forti di tutto questo, noi abbiamo molto più coraggio di tutto questo, e questo coraggio ce l'hanno i siculianesi, che non hanno paura, e lo dimostreranno il 4 e 5 di ottobre, perché intimidire si intimidisce in tanti modi, ma io non mi fermo, non mi fermerete, potete continuare a insultare, a denigrare, come vi pare, ma Peppe Zambito non si ferma insieme a loro, perché c'è con me una grande squadra, perché so che c'è con me il paese, questa comunità, perché c'è con me questo paese che non vuole tornare indietro e vuole vincere, ma vincere per il futuro, per i nostri figli. Quindi non abbiate paura, vinceremo e vinceremo insieme, perché questo è il destino segnato che tutti abbiamo voluto e desiderato, e lavoreremo per 5 anni con forza, tenacia, determinazione, perché noi ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Sia un'andata ora.